Ciao ragazze, bentornate sul canale. Questo è un video haul in cui vi mostrerò veramente un misto di tante cose. No, di tante cose no, un mix di cose molto diverse fra loro. Parto subito con gli unici due addobbi natalizi che faranno parte di casa mia. E regalo di mia mamma. Questo che appenderò alla fine di questo video alla porta d'ingresso, lato esterno, sul pianerottolo, ma quanto è carino, questo babbo natalino. E poi invece questo qui che trovo bellissimo. Mia mamma ne è uno grande, più grande di questo. Sono anni che le dico, dai, e me lo regali, e mi però, e dai. Allora me l'ha comprato, questo è più piccolo, ha questo cappello lunghissimo. È più piccolo, ma io ho questo cappello fin sopra questo naso a patata, lo trovo meraviglioso, veramente meraviglioso. E quindi questi sono gli unici due addobbi natalizi che ci saranno in questa casa, anche perché potete immaginare e facilmente comprendere che con tre belve feline non potrei fare nessunissimo albero e tantomeno nessunissimo presepe, perché probabilmente i re magi li troverei nei posti più assurdi e impensati. Poi avevo finito la lacca, ve ne parlerò nel video dei prodotti finiti. Ieri da Acquasapone ho trovato questa lacca di bilba semi di lino e cristal di liquidi nuova, tenuta extra forte perché io per questi ragazzini qui posso usare soltanto lacche extra forti a seconda di come decido di acconciarli. Soprattutto ve la volevo segnalare perché era in offerta 1,99 euro, probabilmente perché è appena uscita. Vedete che qui c'è scritto new. L'ho provata soltanto stamattina, però è la prima volta anche perché l'ho acquistata ieri. La profumazione mi piace, i capelli mi sembrano abbastanza fermi. È anche vero che prima ho messo la pasta fissante, però ci sono delle lacche che, nonostante la pasta fissante, si capisce subito che sono veramente molto deboli. E quindi niente, se vi serve la lacca, questa qui è un'offerta 1,99 euro da Acqua e Sapone. Sempre da Acqua e Sapone, ma la settimana prima o 2 settimane fa, queste cose che vi mostro adesso, no, ma forse anche 3 settimane fa, perché avendo fatto quasi niente video, non ve li ho fatti vedere, di questa marca che si chiama Affinity Care, sì, ci sono diversi prodotti per l'igiene personale. E ho preso questo bagnoschiuma muschio bianco e fiori di cotone, che come vedete è un boccettone da, cioè, come vedete è grande, vi dico che è un boccettone da 750 ml. L'ho pagato forse 1,90 euro, no, non lo so, poco. E qui è scritto che è senza parabeni, siliconi, sapone, alcol ed è dermatologicamente testato. Però vi dico subito che al secondo posto dopo l'acqua c'è un SLS, quindi prendete le cose un po' come sono. Questi sono gli ingredienti, quindi è vero che non ci sono quelle altre cose indicate, ma ce ne sono. Non ci sono delle cose, ma ce ne sono delle altre. Comunque, costava poco, la profumazione muschio bianco e fiori di cotone mi è piaciuta molto e quindi nel rapporto quantità-prezzo l'ho preso, speriamo che ci sia anche la qualità. Dello stesso brand era in offerta, ma di nuovo non mi ricordo a quanto. Ho preso questo detergente intimo con agente antibatterico all'avena. Ecco. Questa frequentando, non avendo fino a che non l'ho scoperto un mese e mezzo fa vicino a casa dei miei, un acquasapone comodo, non conoscevo questo brand. Se voi lo bazzicate invece probabilmente lo avete già visto, avete anche già provato i prodotti e in questo caso fatemi sapere se avete provato questi e altre profumazioni di questo tipo o altri prodotti di questa marca e consigliatemi. E niente, non ho neanche guardato dentro com'è il. È
È anche carina la forma del flacone, non so se l'ho detto, sono 300 ml, era particolarmente conveniente. Questo l'ho pagato forse addirittura 1 euro. Vabbè, comunque, tanto di detergente intimo non se ne ha mai abbastanza. Sono andata 2 o 3 settimane fa con i miei genitori e mio zietto a Vicolungo e i miei mi hanno regalato il bollitore della Bialetti. Questo è costato 20 euro ed è quello nella versione più grande che arriva fino a 1,7 litri. È molto molto grande, infatti probabilmente dovrei prendermi anche quello più piccolo che arriva fino a mezzo litro per i tè, perché qui anche facendo soltanto la prima tacca che è mezzo litro mi bevo almeno 3 tazze di tè, il che va benissimo, però ma magari mi butto sulle tisane così non mi viene l'agitazione. Comunque questo qui al negozio Bialetti di Vicolungo costa 20 euro, ve lo segnalo. E poi mi hanno regalato anche, mi abbasso un attimo, la stufetta elettrica che io non avevo, questa qui. Questa l'abbiamo presa nel negozio che vende Kenwood, eccetera, dove hanno anche la De'Longhi. Questa qui è De'Longhi, sarebbe costata 25 euro, ma c'era uno sconto ed è costata sui 20. È molto carina, non ha chissà che tecnologia, nel senso che ha soltanto questo tastino che si gira e si può autoregolare, diciamo, da un minimo a un massimo la temperatura. Forse voi vorreste sapere anche i watt, e io forse riesco anche a dirveli. 220, 240, no, 2000 watt, stavo dicendo i volt. Lavoro in un'azienda che produce energia, dovrei saperlo. 2000 watt. 2000 watt, io la volevo da diverso tempo perché è vero che col freddo ci sono i riscaldamenti accesi. Ma è vero che quando ci si fa la doccia il termosifone non basta, bisogna avere la temperatura tropicale per riuscire ad uscire dalla doccia con 0 gradi fuori senza prendersi un colpo. Ripongo la stufetta sul pavimento. E uno dei prossimi acquisti che sicuramente farò e dovrò fare è lo scaldaletto, perché no. Ma perché? Ma perché devo morire di freddo quando mi metto nel letto e le lenzuola sono fredde, nonostante il piumone, nonostante il plaid e nonostante a volte mi infili nel letto che mi manca veramente il passamontagna? Sì, prossimo acquisto, probabilmente Amazon sarà lo scaldaletto. Scaldaletto? Scaldasonno? Quello che si mette sul materasso. Concludo questo sfavillante. Sono ironica. Videolo con il mio primo ordine sul sito di Decem, che produce la linea di Ordinary, veramente ne produce anche altre, ma la linea di Ordinary è quella che sta spopolando sul tubo, anche perché a prezzi molto molto accessibili si hanno dei prodotti molto molto utili e anche probabilmente performanti. Allora, vi dico il mio primo ordine di Ordinary perché da questo ne ho fatti altri due che però non ho ancora ricevuto. Uno l'ho fatto ieri perché mi è arrivata l'email di due prodotti che avevo che non erano disponibili quando ho fatto l'altro ordine, quindi mi è arrivata l'email e li ho ordinati. E l'altro l'avevo fatto dopo questo, insomma, perché volevo provare degli altri prodotti. Ma bando alle ciance, sono questi tre. I flaconi sono questi, sono molto basici, ma secondo me sono anche molto 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 carini. Sono fatti in questo modo. L'importante è che conservino bene il prodotto. Poi, tra l'altro, apprezzo anche il fatto che sia plastica perché il vetro quando cade, se vi cade soprattutto tipo su un piede, se siete sotto la doccia, ma anche se non siete sotto la doccia, se cade su un piede fa male lo stesso. Ma che cosa ho preso? Io il fondotinta ve l'ho già fatto vedere nei video scoperta. Ed è il serum. Sparatemi. Il serum foundation. Allora,
Come ho già detto, io ho preso la colorazione 1.2 Neutral, che va benissimo per il mio incarnato, per il mio sottotono, va benissimo, veramente benissimo, mi piace un sacco come si stende sulla pelle. Io lo stendo, l'ho già detto, con un pennello Kabuki a setole fittissime, scivola che è un piacere, certo ci sono i siliconi, voi mi direte, lo so, ma va bene. Mi dà una coprenza che a me va bene, è anche quello che ho messo oggi perché lo sto usando tutti i giorni, nel senso che non è un effetto mascherone, ma è un bel effetto, uniforma molto bene e io sono molto soddisfatta. Costa pochissimo, andate sul sito di Deciem e verificatelo, li vendono questi prodotti anche sul sito di Makiaia, ma non credo che, se non ricordo male, non hanno tutta la gamma dei prodotti. Nell'ultimo ordine che ho fatto ho preso il coverage che mi avete consigliato sotto l'altro video, visto che dovevo fare un altro ordine per arrivare ai 25 euro con le spedizioni gratuite, visto che comunque mi era rimasta la curiosità perché voi non lo sapete, ma io ho comprato il serum convinta che fosse il coverage, cioè convinta di comprare il coverage, non lo so perché, ma non importa. Quindi proverò anche l'altro, questo per il momento mi soddisfa moltissimo perché lo trovo molto molto leggero sulla pelle, dura tutto il giorno, non mi va a segnare rughe, non mi va a evidenziare pori, mi piace un sacco. E poi, avendolo sentito recensire molto positivamente dalla mia amichetta Sonia, Sonia Flower 80 DOS, qui su YouTube, che avete visto insieme a me in un video i primi di novembre, ho preso la Caffeine Solution 5%, come si dice, 5%. Comunque, di questo ne metto una goccia al mattino, una goccia alla sera nella zona del contorno occhi. Serve per attenuare la pigmentazione scura in questa zona e sgonfiare tutto dove ci sono le borse. E la sto usando da qualche settimana, però dell'effetto, della mia esperienza, eccetera, eccetera, insomma, ne parleremo in un altro video. Non è questo il video adatto. Poi ho preso anche il Matrixil al 10%, che è anche, non so, soluzione, anche questa. Sembra un po' gelatinoso, però una volta steso sul viso, in verità si stende benissimo, è molto fluido, non dà assolutamente, neanche per sbaglio, una sensazione di appiccicaticcio. E soprattutto si asciuga alla velocità della luce, quindi io sulla pelle detersa, ve l'ho detto che è anti-age, dovrebbe aiutare la produzione di collagene, l'ho detto, se non l'ho detto l'ho ridetto o ve lo dico adesso. Dicevo, sono tutti flaconi da 30 ml, cioè il contenuto è per tutti di 30 ml, lo metto la mattina e la sera, dicevo, sulla pelle detersa, le prime cose che metto sulla pelle detersa sono queste due. Dopodiché sugli occhi, cioè nel contorno occhi, metto la crema e sul viso procedo con la mia routine quotidiana, quindi metto il fluido di Anne Marie Borland, l'Energy Nature, poi metto il siero della Renna antirossore e poi metto la crema viso. Quando mi arriveranno gli altri prodotti di Ordinary, probabilmente dovrò fare delle variazioni, ma va bene, ne parleremo a tempo debito. Detto questo, io ho terminato il mio sproloquio. Vi ringrazio per aver guardato anche questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!